Kunstpreis 2020, benvenuti al Premio delle Arti 2022. Come sapete, questo è un premio, diciamo, nazionale che viene organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, sotto il quale rientra anche il nostro conservatorio, come tutti i conservatori italiani, ed è un premio che è stato fondato non tantissimi anni fa, infatti credo che siamo arrivati alla 16ª edizione. Noi avevamo già partecipato sempre nella classe di pianoforte, nella categoria di pianoforte, nel 2008 questo premio, quando era veramente una grandissima novità. Tanto tempo è passato, tante cose sono cambiate, ma ci rendiamo conto che l'esperienza è stata particolarmente significativa e sono quindi particolarmente grato al professor Giovanni Vitaletti, al quale potete fare un applauso. Che ha organizzato tutto, ma chiaramente c'è stata anche la direttrice di dipartimento, la professoressa Alessandra Brustia, che modestamente, proprio nell'ultimo posto possibile, là in fondo, che comunque potete applaudire. Also ich bin auch der ganzen Abteilung für Klavier vom Musikkonservatorium Bozen besonders dankbar, quindi vi prego anche di un applauso al Dipartimento di Pianoforte del nostro conservatorio, che è fatto da colleghi veramente molto preparati, molto stimati, che ha collaborato alla realizzazione di questo percorso. Quindi vi chiedo ancora un applausino. Small. Small but very important. Vorrei ringraziare, abbiamo soltanto credo un membro in sala e io oggi volevo fare una cosa molto pomposa per la giuria, quindi a questo punto devo ridurre la cosa, me li aspettavo oggi, loro giustamente sono qui da 2 settimane, hanno aeroplani che li stanno portando in tutto il mondo perché è stata una giuria internazionale sotto ogni punto di vista, composta quindi da pianisti di fama internazionale e anche didatti del pianoforte, questa è una cosa importante, e quindi sono molto grato alla giuria per la presenza, e soprattutto i membri della giuria hanno tenuto anche delle masterclass che sono state dedicate ai nostri studenti e ai partecipanti di questo concorso. Anche questa è un'idea molto bella, perché mentre il Busoni è un concorso che in qualche modo recepisce chi già sa suonare il pianoforte e anche a un certo livello, qui abbiamo in qualche modo, o meglio, hanno i miei colleghi anche costruito, dato un'ulteriore formazione ai ragazzi che si sono messi in gioco per questo premio. E devo dire che per le cose che ho sentito mi hanno in qualche modo rincuorato. In questa Italia oggi è la giornata giusta. Scusate, io faccio una predica perché ogni tanto quando mi danno il microfono in mano poi io inizio a fare le prediche e la cosa non finisce più. Quindi, insomma, le prossime 3 ore sapete a che cosa sono destinate, la predica del direttore Giacomo Fornari, che vi dice: in questa Italia un po' problematica, se vogliamo un po' allo sfascio, che cade a pezzi in una giornata di elezioni che forse si potevano fare tra qualche mese con un minimo di buona volontà, mia opinione personale, sentire dei ragazzi che suonano così bene il pianoforte naturalmente è un qualche cosa che ci dà un buon viatico per il futuro. Grazie. Adesso vado sui massimi sistemi. Allora, Giuseppe Mazzini, nella sua Filosofia della musica, che è un libro strepitoso, che pochi conoscono, che Mazzini avesse scritto una filosofia della musica, dice una cosa, secondo me, tra le tante frasi molto bella, che dice: la sicurezza e il futuro sociale e politico dei popoli è garantito attraverso la loro capacità di apprendimento. E questa è una cosa molto importante. Quindi è l'apprendimento che ci aiuta a migliorare il nostro governo personale e il governo, diciamo, globale di una nazione. E io direi che questo concorso è esattamente la rappresentazione. Qui sono di nuovo grato ai miei colleghi che hanno pensato non soltanto a fare un qualche cosa di ginnico, i ragazzi vengono, suonano, il più bravo prende un premio, ma hanno pensato appunto a un
discorso di tipo pedagogico, è l'apprendimento che migliora il mondo, non soltanto la competizione. La competizione è una parte di un processo di apprendimento molto importante ed è per questo che io stesso in queste due settimane sbirciando in internet, guardando le nostre dirette eccetera, oppure venendo in sala, ho imparato veramente tantissimo, non solo sul come si è, ma anche come sarà il domani attraverso questi ragazzi splendidi che hanno suonato. E devo dire che tra i tanti eliminati c'erano tantissimi ragazzi che suonavano anche veramente molto bene, quindi il livello è altissimo. Questo concorso non vuole essere una specie di Busoni di serie B, assolutamente, non vuole neanche essere una specie di Busoni, è un'altra cosa. Come ho detto prima, qui vengono delle persone che saranno i pianisti, mentre invece al Busoni arrivano i pianisti che già esistono. Quindi qui stiamo scommettendo e costruendo qualche cosa che si lega a un concetto importantissimo che è il nostro futuro. E ripeto, con le parole di Mazzini, noi sappiamo che se sapremo suonare meglio il pianoforte, altri strumenti, se sapremo fare meglio le nostre professioni, il mondo sarà migliore. E a proposito di futuro, volevo ringraziare anche per l'aspetto tecnologico il nostro media staff che è impegnato in sala regia e chiederei se possono venire un attimo, si può togliere la cuffia, venire, scusate, stavo parlando non con i fantasmi, ma... C'è anche la sua compagna, la sua fidanzata, o è nascosta, l'ha messa dentro un amplificatore, dentro un microfono, no? C'è? La può prendere? No, non la può prendere. Venga, venga. Dica il suo nome. Io sono Francesco Failo e insieme alla mia compagna di classe Sara Raffaelli abbiamo contribuito a fare la diretta streaming di questo concorso e siamo contenti di aver potuto utilizzare l'attrezzatura del conservatorio e mettere in pratica le nostre capacità per contribuire a questa manifestazione, questo evento che è riuscito bene, mi sembra, e di un grande peso culturale. E grazie, grazie a tutti. Veramente un applausone a cui aggiungo il mio, ma non potevo perché avevo il programma in mano. E veramente questi ragazzi sono stati eccezionali, ci hanno dimostrato che la conoscenza della tecnologia oggi ci permette di fare cose veramente eccezionali con pochissimi mezzi a disposizione. Questo ci ha fatto molto piacere, veramente un grazie di cuore a nome del Conservatorio. Peraltro devo dire anche una cosa bella che magari non si sa, poi la pianto, e tra poco la pianto, ve lo prometto, ancora una mezz'oretta. Hanno lavorato con una borsa di studio, queste erano cose che ai nostri tempi non esistevano. Magari noi non pagavamo le tasse per studiare, ne pagavamo poche, ma non c'erano borse di studio. Oggi il conservatorio invece elargisce borse di studio con concorsi e i ragazzi che le vincono poi hanno la possibilità di lavorare per le loro istituzioni e quindi dare un contributo significativo, e senza questo contributo non saremmo riusciti ad arrivare a questo livello. Veramente ancora un applauso al signor Failo. Poi io non so sinceramente se il cognome Failo è stato inventato apposta perché così sembra file, diciamo, e quindi ci sta benissimo, omen nomen, ma scherzi a parte. Adesso arriviamo anche a presentare il concerto di questa sera, che viene condiviso da due pianisti. Il primo che ascoltiamo è per il Conservatorio di Bolzano il più grande smacco che si potesse avere, perché che a Bolzano venga a vincere un Trentino naturalmente per noi è come se Padovano, ma che studia a Trento, però è tuo allievo. Ah no, studia a Padova, allora siamo salvi. Ah, studia virtualmente a Padova, però io l'ho visto a Trento, ok. Scherzi a parte, lo vivevo come una sconfitta mostruosa e stavo già mandando una letteraccia ai miei colleghi, ma com'è possibile? Così siamo salvi. Scherzi a parte, il pianista che suona adesso
diciamo, nella categoria dei giovanissimi, anche questa è stata una bella cosa, abbiamo avuto due categorie, come dire, i top player che diventeranno i grandi top player del futuro e i futuribili che diventeranno poi i futuri. Questa è stata una bellissima idea che è Matteo Bortolazzi, che ci farà il seguente programma, suonerà da... se non sbaglio inizia con Schumann, la sonata numero 2, opera 22 di Schumann, poi ascolteremo lo studio numero 11 di Debussy per gli arpeggi composti e poi ci farà Scarbot da Gaspard de la Nuit. Quando vedo Gaspard de la Nuit mi spavento perché in questa sala è stato suonato centinaia di volte da Arturo Benedetti Michelangeli, che è stato uno dei massimi interpreti di questa partitura. Questo lo facciamo per tranquillizzare il ragazzo, quindi sarà molto... Adesso esce tranquillo, dice ma sì, ma chi se ne frega, qui non ne sanno niente. Scusate se io scherzo un po', ma vale la pena. Nella seconda parte invece ci sarà il vincitore della categoria, come dire, top player, non che l'altra sia inferiore assolutamente, che è Daniele Martinelli, credo di Bergamo, dico giusto, non che poi salta fuori che è di Brescia, o dico credo, di Bergamo, ho detto giusto? Perfetto. L'accento sembrava bresciano, ma invece bergamasco. Che ci suonerà invece? La sonata numero 2, opera 14 di Prokofiev. È interessantissimo, il concerto avrà anche al suo presente la sonata opera 1 di Alban Berg, che invece è un compositore, come dire, dell'avanguardia della seconda scuola di Vienna, anche se questa sonata è ancora legata a parametri, come dire, abbastanza tradizionali, ma che riserva già alcune sorprese sotto il profilo armonico, contrappuntistico e dei colori armonici che vengono utilizzati dal grandissimo compositore Alban Berg, con cui inizia naturalmente, assieme a Schoenberg e Weber, la grande rivoluzione dodecafonica. Abbiamo quindi un programma molto vario, molto bello, che ci invita ad un percorso che, come vi ho detto, da Schumann ci porta ad Alban Berg e quindi ci fa fare un percorso di più di 100 anni nella storia di questo strumento meraviglioso che è il pianoforte. A questo punto non mi resta che ringraziare la cosa più importante di questo concorso, che sono naturalmente i concorrenti che hanno dato fiducia, che hanno studiato, che si sono dati da fare tantissimo per questo concorso, ma soprattutto un ringraziamento va a voi che siete presenti, perché nonostante la non pubblicità, nonostante un piccolo disinteresse che mi piace in qualche modo sottolineare dei media che sono stati avvisati di questa manifestazione, che hanno ricevuto comunicati stampa in italiano, in tedesco, volevo farli anche in ladino, la prossima volta ci attrezzeremo, ma scherzi a parte, mi è un po' dispiaciuto, e scusate se mi tolgo questo ultimo sassolino dalla scarpa, che da parte della stampa, da parte dei media, ci sia stata una sorta di freddezza o di disinteresse per una cosa così bella che invece è questa meravigliosa iniziativa che è il Premio delle Arti. Con questo non mi resta altro che ringraziarvi della vostra presenza e augurarvi un buon concerto.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Bene, signori e signori, si conclude questa vicenda. L'idea del concerto dei premiati è una cosa che solitamente non si fa nel premio delle arti, ma mi sembrava una bella cosa, naturalmente. Il premio, in realtà nel premio delle arti non c'è, cioè il vincerlo è il premio praticamente, come tutte le cose, diciamo, dello Stato. Devo fare ancora qualche doveroso ringraziamento e poi dare un premio ai due ragazzi. Stanislav, c'è anche l'altro vincitore, o è già andato? Se no gli diamo un premio in contumacia, se li puoi portare tutti e due. Dunque, volevo prima di tutto, vi avevo presentato prima il media staff, ma vi avevo presentato soltanto lo staff perché mancava il media, quindi chiedo ai due ragazzi questa volta del media staff di uscire, non so se mi sentono che sono senza microfono, ma penso di sì. Perfetto. Ecco, uno l'avevamo già presentato da qua, là invece media dov'è? Questo è staff e media dov'è che è andata? Sì, direi di sì, vado a chiamarla intanto. E un altro ringraziamento va fatto al professor Gustavo Delgado, che è il loro trainer, diciamo. Lui insegna musica elettronica, composizione elettronica, nuove tecnologie e così via, anche se questo conservatorio, come vedete, è un po' vetusto, però insomma qualche nuova tecnologia riusciamo a farla, quindi il mio ringraziamento e la mia commozione va al professor Delgado mentre arriva media di media staff. Venite pure sul palco di nuovo. E poi un grandissimo ringraziamento dobbiamo farlo a Stanislav Karamanov, che non ha niente a che vedere col cognome del nostro sindaco, che può venire sul palco, perché è una persona, lui è un pianista, prego, prego, venite, prendetevi un bel applausone che vi meritate. Allora, Stanislav Karamanov è un pianista molto bravo, è uno dei nostri migliori allievi del conservatorio, viene dalla Bulgaria, quindi non è che l'abbiamo preso esattamente dietro l'angolo, ma è stato il nostro joker, diciamo, il nostro motore mobile, non immobile, perché senza di lui non saremmo riusciti a fare tutto. Lui ci porta su e giù i pianoforti da solo, con robot, eccetera, eccetera, fa cose veramente meravigliose, ha imparato non solo a suonare, ma anche a accordare i pianoforti, anche i pianofortoni, come vedete qua, di cui ne abbiamo una discreta collezione, quindi grazie a Stanislav tutto questo è stato possibile. Fategli davvero un applauso. È stato un applauso lungo, avete fatto bene, perché lunghissimo è stato il suo lavoro, una media di 12 ore al giorno, con lui poverino che ogni tanto mi chiamava e io lo mandavo al diavolo, guardi che, Stanislav, che io ho altro da fare, ma qui abbiamo un pianoforte, non sappiamo dove metterlo e così via. Insomma è stata un'avventura molto bella ed entusiasmante. E volevo anche qui i due vincitori del nostro concorso, perché è un piccolo premio, non certo... Prego, prego. No, no, state pure qui, state pure qui. Ma sì, dai, sì, state qui, no, non scappate. Non scappate. Assolutamente. Inutile che io descriva le qualità di questi due straordinari ragazzi che in modo diverso e con personalità diverse ci hanno regalato una bellissima ora e mezza di musica. Naturalmente loro non è che adesso ricevono come busoni 30.000 euro di premio più il premio Sparkasse e tutto questo, non c'è niente di tutto questo, però do una cosa che ci sta molto a cuore. Gli è il futuro, sa, di suo figlio. Quando vincerà altri concorsi le porterà a casa vagonate di milioni di euro che non sa più dove metterli a Bergamo. Non basteranno tutte le banche di Bergamo che sono ricchissime per raccogliere i soldi. Scherzi a parte. Regaliamo una cosa che ci sta molto a cuore. Un libro che abbiamo dedicato ad Arturo Benedetti Michelangeli, che si intitola Arturo Benedetti Michelangeli Portrait, e che è una, come dire, ricognizione anche e soprattutto legata
al breve ma lungo, più di quanto si pensi, periodo Bolzanino di Arturo Benedetti Michelangeli, che piaccia o non piaccia è stato un grande maestro, poi voi sceglierete se averlo come modello o se superare il modello in un'altra direzione. Comunque sapere chi è stato e cosa ha fatto in questo conservatorio è una cosa che penso sia molto importante, quindi partiamo dal più giovane. Grazie. Also, damit machen wir wirklich Schluss, kein Problem. Io vi ringrazio tantissimo per la vostra presenza, il vostro affetto e speriamo di rivederci presto a uno dei prossimi premi delle arti che vorremmo organizzare, perché ovviamente al conservatorio non c'è soltanto il pianoforte, ma ci sono tanti strumenti che meritano l'onore di questa bellissima e intelligentissima competizione. Grazie a tutti, buonasera e buon ritorno a casa.